Ci troviamo al Santuario della Madonna del Pollino, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, nella parrocchia di San Severino Lucano. Questo è un luogo molto importante per la fede e anche, potremmo dire, anche per la tradizione. È un luogo dove veramente attraverso la fede e la devozione alla Madonna confluisce realmente tanta gente dalla Calabria, oltre che appunto dalla Basilicata. Una festa, un momento di fede che nasce all'incirca dal 1700. C'è la leggenda che narra appunto il ritrovamento della statua lignea della Madonna del Pollino, una visione, un'apparizione della Madonna a un pastorello che si ritrovava in questi luoghi con il suo gregge. Da quel momento proprio l'entusiasmo di questo pastore fa sì che scendendo a valle a San Severino, nell'annunciare questo evento prodigioso, ecco che due donne si riportano su questo luogo per vedere anche loro con i loro occhi quello che il pastore narra, ma anche per chiedere alla Madonna una grazia, la guarigione del marito di una di queste due donne. Che questo avverrà appunto dopo che le donne portatesi su questo monte ritrovano in questa grotta, ancora visibile ancora oggi, la statua della Madonna. E proprio nel ritornare a San Severino ecco che l'uomo è guarito. Lo stesso uomo, lo stesso signore, ecco che proprio alla luce di quello che gli viene raccontato dirà: ecco, su questo monte edificherò un'edicola alla Madonna del Pollino. Da questo evento ecco che scaturirà un portarsi qui su questo monte, tanto che porterà nel tempo una venerazione verso la Madonna del Pollino, ed ecco che ci ritroviamo oggi, ancora a distanza di 300 anni, a vivere questa stessa fede, seppur la tradizione si intreccia con la storia dell'umanità di oggi. Con la festa della Madonna del Pollino possiamo dire che divide in tre tappe fondamentali. La prima tappa, il primo evento a giugno, la prima domenica di giugno, con la salita al monte tra canti, balli e preghiera. La seconda tappa, ecco, nel mese di luglio, dove ecco, molti pellegrini si riportano sul monte e trascorrono proprio qui nel bosco e quindi a contatto anche con la natura, tre giorni di fede e di festa. Io personalmente circa 20 anni che seguo la tradizione di famiglia e veniamo qua al monte per questa forte devozione verso la Madonna del Pollino. Che veniamo da Cassano Ionio, da Trebisacce, da Cerchiara, da Francavilla Marittima, insieme ad altri amici, sempre pure lucani, che seguono questa tradizione. Facciamo anche la salita e la discesa, ma sentiamo più nostra questa settimana della Madonna del Pollino. E quindi la devozione ogni anno la rimandiamo e si va da padre in figlio, da figlio
a nipoti, tutta una cosa di famiglia insieme agli amici, che si crea una comitiva, ogni baracca crea la sua comitiva insieme alla famiglia e agli amici e partecipa una settimana, 10 giorni qua al mondo. Inizia tutto il giovedì sera con l'arrivo dei pellegrini e l'accoglienza anche dei cinti votivi che esprimono proprio come ecco, questa gente che si porta ai piedi di Maria e lì è proprio a supplicarla per chiedere proprio questo, così come i cinti votivi esprimono il dono del pane, del cibo, e dall'altra parte appunto l'accoglienza di quella preghiera semplice che dell'uomo che cerca appunto Dio attraverso Maria. Il secondo giorno la processione del Santissimo Sacramento. Soggiorno che culminerà appunto con la processione della Sacra Effigie della Madonna qui sul monte.
allora all'epoca di prima, quando eri piccolini, che avevi 4, 5, 6 anni, poi, si veniva 2 giorni, 3 giorni prima, con i muli, con l'asino, con i cavalli. E si tramettavano la notte insieme alle altre persone, si ballava, si cantava, si andava a messa e si faceva tutte queste belle cose. E quando veniamo la notte qui, tanto lontana, tanta gente lontana, la Madonna ne dava quella forza che noi non accorgiamo proprio nel nostro cammino. La terza tappa di questo percorso, che appunto inizia a giugno, si conclude con la discesa della Madonna nuovamente a San Severino nella Chiesa Madre dalla seconda domenica di settembre. Tanta gente pellegrina si riporta sul monte proprio per invocare la Madonna, per riscoprire ancora la bellezza di una madre che ascolta i propri figli. E io veramente in questi anni che vivo anche il contatto con questa realtà, noto veramente e percepisco come realmente molti ecco, ritornano su questo luogo proprio dopo aver ricevuto anche una grazia espressa a Maria, la Madonna. E realmente è bello mettere insieme come la fede è espressione anche di quella che è la tradizione dei nostri antenati ci ha riportato qui. Ed ecco allora che oltre al momento di preghiera, o meglio, la preghiera scaturisce anche, quindi non soltanto dalla celebrazione eucaristica oppure dalla recita del Santo Rosario, ma anche un elemento fondamentale di questa festa è appunto il ballo e anche i canti tradizionali.
perché appunto attraverso anche questi due elementi, il canto tradizionale e appunto il ballare, quindi che è espressione anche di quella fraternità, ecco, tutto diventa preghiera. E realmente mettere insieme proprio questo intreccio di preghiera, ballo e canto fa sì che realmente si può percepire ancora oggi la bellezza di una chiesa che fa festa perché appunto la Madre Maria è con i suoi figli. Quando la Madonna mi ci vuole, io mi devo dire che gli occhi sono aperti. E quando non mi ci vuole più, non ci vengo.